Io non trovo parole d'occasione. Sono stato male, ecco tutto. Che cosa resta di Gilles Villeneuve? Nadia, una ragazza madre di 21 anni, ha dato la risposta. Ciao Gilles. Mi sembra ancora inverosimile che tu non ci sia più. Pensavo fosse impossibile che quel tragico incidente potesse capitare a te. Io non ho conosciuto Nuvolari, ma a mia figlia, con orgoglio, potrò parlare di te. Potrò dirle di aver gioito e di aver pianto per te. Mi porto dietro un senso di vuoto infinito che penso impossibile poter riempire se non con le lacrime. Spero che lassù tu abbia trovato una pista e quando il semaforo è verde, scatta, Gilles. Sarai sempre il primo. Sai, Gilles, quando alzo gli occhi verso il cielo stellato, ti vedo nella stella più bella e più luminosa. E sono sicura che da lassù penserai a noi, a me, che nel cuore sono morta con te. Un giorno ti porterò una rosa, perché sei stato il mio primo sogno infranto.